totale. Cioè noi siamo uno dei paesi più incolti di tutto il mondo e ce ne siamo, non solo non lo vogliamo vedere, ma se facciamo una ricerca anche qui dentro, usciamo qui, quelli che sono a questo convegno, gli diciamo in Italia ci sono pochi laureati o troppi laureati, tutti noi diremo troppi, tutti noi, ed è una roba deprimente. Cioè, letteralmente deprimente. Questa è la mistificazione che una parte del potere in tutti questi anni ha costruito e che purtroppo non è stata più contrastata, perché logicamente era interesse che andasse così la cosa. Il costo dell'istruzione è tra i più bassi al mondo, ma poi quando vai a guardare dentro nel costo dell'istruzione, la quota non prevalente, ma quasi totale, va solo agli insegnanti. Non c'è più un euro sulla formazione, niente, zero. Colazione, calcio per esempio. Quando il Varese Calcio è andato in Serie B, per noi è stata una tragedia. Dalla C alla B noi abbiamo perso metà dei lettori, puliti proprio secchi. E uno dice, come mai? Come mai? C'è un gruppo Facebook con 20.000 persone, tutti quelli interessati al calcio vanno a guardare quella roba lì. Perché quello fa solo quello, sa che gliene frega di essere puliti. Tu... c'era un incidente, lo scrivevi con calma, magari 2-3 ore dopo c'avevi l'incidente, eri comunque primo. Ora un corno primo. Ora se tu l'incidente ce l'hai 2 ore dopo, è già passato. Perché? Perché se, come spesso succede, una delle fonti possibili è chi l'ha visto, l'ha pubblicato su Facebook o su Twitter, l'ha cominciata a rilanciare un sacco di gente, il grosso dell'attenzione è andata. Noi non abbiamo come concorrenti con chi lavori che altrimenti vi blocco. Va bene, buon lavoro, buon tutto, tanto io rimango qui tutti e 2 giorni, quindi se poi avete curiosità, con grande piacere.